3, passò il Real vincendo poi al Bernabeu per 2-1, Espanyol Coppa delle Coppe 1900, Coppa UEFA 1986, 1-1 a San Siro, vinse poi l'Espanyol in casa 1-0. Come di consueto i grandi appuntamenti televisivi meritano e necessitano di grandi sponsor. I nostri due sponsor di questa sera sono, li andiamo a scoprire. Danilo, a te, ormai siamo al Mestalla a seguire questo Valencia-Inter. Ovviamente ogni tanto apriremo delle finestre audio con San Siro per un Milan che, Emilio Bianchi, è a quanto dalla qualifica? Siamo all'undicesimo minuto del secondo tempo. Il Milan conduce 2-0, quindi in questo momento è qualificato. In questo momento c'è anche una punizione per i rossoneri da un 25 metri. Grazie, pronto a intervenire quindi Emilio in caso d'accordo di variazioni. Danilo, a te la cronaca. Beppe e Mauro al divertimento per la partita. Al Mestalla, che sottolineo uno degli stadi più roventi di Spagna, sta per cominciare il return match dei quarti di finale della Coppa UEFA tra il Valencia e l'Internazionale. All'andata il risultato a San Siro una settimana fa fu di 1-1, i gol di Ventola e di Rufete. Internazionale con la tradizionale gloriosa maglia nerazzurra, curiosamente con calzoncini bianchi. Per il Valencia, maglia bianca, calzoncini neri e calzettoni bianchi. Questo è l'arbitro francese Colombo. Attenzione, sta per cominciare uno dei match sicuramente più sentiti degli ultimi tempi in casa Inter, anche se ribadiamo che c'è il sospetto, c'è il timore anche che i giocatori dell'Inter, molto più del loro allenatore, siano un po' condizionati dal pensiero che va alla corsa scudetto, alla partitissima, allo spareggio scudetto, si può anche chiamare così, di domenica prossima a San Siro contro la Roma. Ricordo, l'Internazionale eliminato, Brasov, Wisla Cracovia, Ipswich e AEK, il Valencia, i russi del Novorossiysk, Legia Varsavia, Celtic e Servette. Sta per cominciare il match, consultazione del cronometro da parte dell'arbitro francese Colombo. Partiti in questo momento, ha giocato la palla l'Internazionale. Zona di tre quarti campo e attenzione, c'è subito l'intervento di Colombo per un intervento scomposto di Di Biagio su Kerriu. Non è d'accordo il giocatore dell'Inter e comunque c'è calcio di punizione in favore dei bianchi del Valencia. Inutile ricordare che l'Inter passa vincendo, pareggiando dal 2-2 in su. L'1-1 naturalmente porterebbe ai supplementari. Gioca il Valencia sul settore di destra. Attenzione, un tentativo di incursione. La palla è sul fondo. È Rufete, il goleador del match di andata. Primo calcio d'angolo della partita in favore dei bianchi spagnoli. Attenzione, attenzione, attenzione a Pellegrino, ai lunghi del Valencia che vengono in avanti. A Pellegrino, soprattutto a Kerriu, gran colpitore di testa. Sulla palla, bandierina di destra, Colombo ha qualcosa da dire. Missia selvaggia davanti a Toldo, portierone dell'Internazionale e della Nazionale di Trapattoni. La battuta di Aymar, non efficace. La palla fuori dall'area, insiste il Valencia, tentando la percussione a sinistra. La palla finisce sul fondo e si riprenderà a giocare con la battuta dall'area piccola di Francesco Toldo. Mauro? Adesso ho visto una marcatura di Gresco con Kerriu e mi sembrava pericolosa, per fortuna che il cross non è venuto bene, non è stato calciato proprio perfetto, perché se questa è una marcatura non mi sembra una marcatura che mi fa star tranquillo, ecco. Meglio Materazzi. Ho visto, no, certo. Mauro, hai ragione, ma non abbiamo tanti saltatori. Io penso che Materazzi però, e Cordova andranno sicuramente su Ayala e Pellegrino, che forse sono più pericolosi, da dietro, sono più forti di testa. Kerriu è molto alto, ma non lo vedo forte come gli altri però due forti. Molto alto, Però noi non siamo una squadra molto alta. Ci mancano dei centimetri. Perde ingenuamente un pallone nella sua tre quarti campo il capitano dell'Internazionale Javier Zanetti, ma è l'Inter che mantiene possesso di palla. Gresco, lo scambio. Gulli, ricordo che Gulli non potrà partecipare al big match di domenica prossima contro la Roma perché è squalificato. L'intervento di
Cordoba, un tentativo di sfondamento centrale, attenzione, lo scambio, solo rete dell'Internazionale, Ventola, Nicola Ventola, Nicola Ventola, e attenzione, una svolta fondamentale del match. Dopo tre minuti Internazionale in vantaggio, ha trovato un buco centrale l'Inter, lo scambio tra Mohamed Kallon e Nicola Ventola, è stato bravissimo Ventola sull'uscita di Canizares, il classico colpo sotto, la palla battuta a cucchiaio, niente da fare per Canizares, Valencia 0, Internazionale 1, e questa è davvero una partenza assolutamente strabiliante. È stato bravissimo Kallon a dare subito la palla a Ventola senza toccarla più di una volta, perché stava per andare in fuorigioco, proprio sul filo del fuorigioco è arrivato Ventola e ha fatto un grandissimo gol, perché ha avuto anche la freddezza di colpire sotto e scavalcare caricare. Questo è un gran gol che ci dà un gran morale. Sono stati molto bravi, anche bravo Farinós a centrocampo, andare in scivolata, allungare questa palla, e poi due davanti hanno duettato molto bene. Qui c'è stato ancora un errore del Valencia. Kallon, attenzione, ancora Kallon cerca la collaborazione di Ventola e la trova. La palla giocata all'indietro dal giocatore dell'Inter, che evidentemente ha un conto aperto col Valencia, gli ha già infilato due gol. Ecco l'Inter ancora. Buona circolazione di palla da parte dei nerazzurri, poi Di Biagio in avanti. Ha sbagliato l'impostazione il centrocampista dell'Inter, la palla lunga arriva direttamente dalla metà campo valenciana, nessun problema per Francesco Toldo. Questo è Kerriu, giocatore molto fisico, giocatore di grandi qualità agonistiche. Ecco il Valencia, ma attenzione, il gioco è fermo e a terra Ventola, l'uomo che fino a questo momento, e sono passati 4 minuti e 50 di primo tempo, decide il match. Ha preso, credo, Ventola un colpo sulla coscia destra mentre saltava. Ajala è saltato davanti a lui e con il ginocchio l'ha colpito sulla coscia. Sono i colpi che fanno molto male, questi nel muscolo, e speriamo non sia niente di grave. Intanto vorrei salutare anche Giovanni Lodetti, che, come avevamo detto, non eravamo riusciti ad avvertire di questo cambio in corsa della nostra programmazione serale. Ma dato che è stato Giovanni, un annuncio straordinario, io l'ho saputo attraverso la televisione e mi sono precipitato. Grazie, anche perché stasera Milano fa festa, per il momento vince l'Inter e per il momento vince il Milan. Grazie Giovanni Lodetti, prego Danila. Intanto stiamo rivedendo, abbiamo rivisto più volte il fantastico colpo sotto di Nicola Ventola, che ha portato in vantaggio dopo solo i tre minuti l'Internazionale. Ma attenzione, Ventola ai bordi del campo per il massaggio. Diceva prima Mauro Bellugia, ha ricevuto un colpo sicuramente doloroso alla coscia destra. Circolazione di palla da parte dei giocatori del Valencia. Ricordo, non c'è in campo Kili Gonzalez, che è squalificato, non c'è in campo neppure l'italiano Amedeo Carboni, ex Sampdoria, ex Roma, giocatore già avanti con gli anni ma molto bravo. Ecco Gresco intanto, il Valencia sicuramente mi sembra un po' sotto shock per la botta incassata dopo solamente tre minuti di gioco. Un intervento in scivolata di Materazzi in anticipo su Kerriu, e avete visto con quale grinta, e grinta peraltro abituale, sta seguendo il match Hector Cooper, ex allenatore del Valencia. Si riprende con palla nella tre quarti dell'Internazionale, calcio di punizione in favore, anzi no, è solo fallo laterale, sulla palla è Gresco, uno dei giocatori più discussi dell'ultimo periodo dell'Inter, e comunque Cooper evidentemente mantiene una notevole fiducia sul ragazzo e l'ha mandato in campo anche in questa partita molto difficile. Fa girare palla ora il Valencia in difesa, avete visto il tocco breve di Ayala, ex giocatore del Milan. Interviene ora Materazzi, il suo sinistro, la palla in fallo laterale. Ecco il Valencia intanto, Benitez, questo è Benitez, allenatore della squadra spagnola. Ricordo che c'è un precedente dell'Inter di 40 anni fa, esattamente di 40 anni fa, era la nascente grande Inter di Elenio Herrera, venne alla Mestalla e fu sconfitta 2-0 in Coppa delle Fiere. Chissà che tutti questi numeri negativi non portino fortuna oggi all'Inter di Hector Cooper.
Attenzione, in questo momento viene commesso fallo su Ivan Ramiro Córdoba dal numero 21 Aymar. Ancora Cooper inquadrato, calcio di punizione dunque in favore dei nerazzurri. Fase di stanca del match dopo il gol di Ventola. Evidentemente Mauro, evidentemente il Valencia ha incassato in maniera non proprio leggera la rete di Nicola Ventola. Questi sono colpi che fanno male e poi sicuramente l'Inter è messa molto bene in campo. Mi piace molto anche la posizione di Farinós, che probabilmente da ex sta facendo una buonissima partita. Ventola è rientrato, io spero che non sia niente quello che è successo, anche perché quei colpi che si ricevono sulla coscia, le ginocchiere sulla coscia, poi fanno male il giorno dopo, ma a caldo non dovrebbe più sentire niente. Ottavo minuto, quasi nono nel corso del primo tempo, gioco fermo per un intervento scomposto di Kerriu su Córdoba. Calcio di punizione in favore dei nerazzurri davanti alla loro area già battuta. Ora è Callon che cerca la collaborazione sul settore di destra di Sergio Consensao, non la trova, ripartono i giocatori del Valencia. Biagio interviene su un disimpegno sbagliato di Pellegrino. Ecco Ventola che mi sembra nelle condizioni di giocare abbastanza normalmente dopo avere incassato la botta di Ayala. Sergio Consensao, percussione a destra, il suo cross, attenzione, Callon non ci arriva. Difesa centrale del Valencia al lavoro. Viene avanti Albelda a cercare Aymar, non ci pensa due volte Córdoba e scaraventa in fallo laterale. Come diceva Mauro, difesa dell'Inter ben messa. Ecco ora il Valencia, il numero 22 alla impostazione di palla. Kerriu, accenni di dribbling sulla opposizione di Córdoba. Kerriu sbaglia il tocco per un compagno che gli cercava il pallone, la palla in fallo laterale e ora la palla è rimessa in gioco dal Valencia. Di Biagio si è lamentato, tutto regolare per l'arbitro. Valencia che cerca di sfondare soprattutto sul settore di sinistra. Buona circolazione di palla, ora è Rufete, largo Vicente, il cross, attenzione, l'intervento molto buono in difesa di Di Biagio. C'è adesso l'intervento in scivolata di Gresco, la palla è in fallo laterale, sta guadagnando campo il Valencia, fallo laterale completamente sbagliato da parte dei giocatori spagnoli, la palla sul fondo alla rimessa in gioco, il portiere Toldo. Beppe? No, l'Inter che sta benissimo in campo, la difesa molto attenta, cerca di stare il più alta possibile, lasciare l'area sempre sgombra, stanno facendo molto bene, sai, questo gol secondo me ha dato una carica incredibile ai giocatori dell'Inter, perché il Valencia era partito subito molto forte, pressing molto alto, è stato eluso la prima volta, ha subito gol, adesso l'Inter è in campo benissimo. E Albelda, il semaforo, diciamo così, del gioco degli spagnoli in zona di centrocampo, mentre si sta comportando anche abbastanza bene Curro Torres che fa la parte di Carboni, attenzione, va al tiro, è andato al tiro Aymar forse, Vicente è andato al tiro dalla sinistra, il suo diagonale basso, la palla abbastanza lontana, sì sicuramente lontana dai pali della porta di Toldo. Pericolo scampato per l'Inter, alla rimessa in gioco il portierone della nazionale. Secondo me, Danilo, Beppe, se sei d'accordo, devono stare molto attenti ad Aymar e a questo Vicente, che è un giocatore veramente di grande qualità, e soprattutto Aymar che imposta il gioco con una rapidità e una facilità che è molto preoccupante. Quindi l'Inter, finché riuscirà a imbrigliare le fonti del gioco del Valencia, sicuramente potrà fare una buonissima partita. E l'Inter ora al lavoro con Materazzi, la palla giocata all'indietro per Toldo, la battuta del portiere nerazzurro trova ben disposta la difesa centrale del Valencia e ora è Albelda, cerca lo scambio, non ce la fa, ancora Spagnoli in evidenza con Curro Torres, ora Rufete, lo scambio nel breve,
Ancora Rufete che cerca la profondità, butta la palla in mezzo, ma la palla aveva già oltrepassato la linea laterale, dunque si riprenderà con un fallo laterale in favore dei nerazzurri. Nerazzurri che sono in vantaggio dal terzo minuto grazie al gol realizzato da Nicola Ventola, che aveva già colpito gli spagnoli nel match dell'andata a San Siro. Chiusura ancora dei centrocampisti del Valencia, viene avanti il solito Albelda, sulla sinistra cerca e trova la corroborazione di Curro Torres. Ecco la palla giocata al centro dell'area nerazzurra, dove si fa trovare preparato Toldo. Nessun problema per il portiere dell'Inter. No, Danilo, dico, dentro l'area di rigore loro hanno solo questo Kerio, perché Aimar, come diceva giustamente prima Mauro, è uno che gli piace fare l'ultimo passaggio, non è uno che attacca l'area. Quindi questi cross dal fondo bisogna stare attenti soprattutto a questo Kerio, che è l'unico dentro l'area. C'è l'intervento intanto di Ivan Ramiro Cordoba, un vero combattente, il giocatore colombiano è intervenuto su Vicente. Ora il lungo Kerio che cerca di andarsene in dribbling, l'intervento di Sergio Consensao, viene portato fallo su Ventola da Ayala. Ayala si è anche infortunato entrando in maniera scomposta. Ha ripreso il colpo che gli aveva dato prima, adesso sono pari perché anche Ventola l'ha colpito sulla costa nella stessa maniera. Comunque l'Inter dovrebbe ogni tanto tentare queste incursioni, anche perché i due centrali, che poi sono i due ex centrali di Cooper, no? Sia Pellegrino che Ayala, non sono dei fulmini di guerra in velocità, e quindi Ventola potrebbe provare in contropiede a prenderli in velocità. Forse stiramento, e forse più stiramento che contusione per l'ex difensore del Milan, che ai bordi del campo dopo un intervento scomposto portato su Ventola. Guglielmo in Pietro, la palla giocata corta all'indietro per Gresco, restituzione di palla all'ex giocatore del Milan, accenni di dribbling, cerca di trovare la profondità, butta in mezzo Callon, chiusura della difesa del Valencia, che fino a questo momento, dopo un quarto d'ora esatto di primo tempo, non ha dato preoccupazioni a Toldo, non un tiro diretto tra i pali della porta dell'Internazionale. Si combatte in zona di tre quarti campo in area del Valencia, Sergio Consensao, il capitano Javier Zanetti, ancora il giocatore portoghese, il suo cross, non ci arriva Callon, uno stop un po' avventuroso di Farinós, ora Materazzi, ora Mohamed Callon, il tentativo assolutamente velleitario del giocatore dell'Inter, la palla alta sopra la traversa della porta di Canizares, consulto attorno ad Ayala, non si sa se è nelle condizioni di riprendere il gioco, scuote la testa, probabilmente ci sarà il primo cambio ed è proprio così, sta per entrare in campo il numero 5 del Valencia e si tratta del signor Djukic. Dunque, dopo 17 minuti di gioco di primo tempo, primo cambio in questo match sentitissimo tra Valencia ed Internazionale, in campo Djukic al posto dell'ex milanista Ayala, argentino, giocatore di grandi qualità agonistiche, grande saltatore, grande colpitore di testa. La palla viene ora manovrata in zona difensiva da Pellegrino, difensore centrale del Valencia, la palla lunga a cercare poi Kerio, in anticipo su Kerio c'è Cordoba un po' scomposto nel suo gesto atletico, scaraventa il pallone sul fondo e dunque abbiamo il secondo calcio d'angolo della partita, anche il primo era stato battuto dagli spagnoli, sulla palla il numero 14 Vicente, il suo sinistro, lo spiovente alto, un po' morbido, Kerio, rimpalli all'indietro, si chiude la difesa dell'Inter, spinge il Valencia e finisce a terra senza essere toccato da nessuno, Rufete, la palla in fallo laterale, ma forse Rufete era anche in posizione, vediamo, no, in posizione regolare, è scivolato e incespicato, la palla in fallo laterale. La battuta
forse era fuori gioco, sì, la battuta di Toldo a servire Guli, ma non riesce a intervenire il giocatore argentino dell'Inter, anche lui giocatore abbastanza discusso per quanto riguarda le ultime prove, e comunque giocatore che Cooper ritiene di importanza fondamentale per i suoi schemi tattici. Ecco Callon, lo scambio, proprio Guli cerca il dribbling, si trascina la palla sul fondo, Guli vorrebbe il fallo laterale ma l'arbitro l'ha assegnato agli spagnoli, l'intervento di Materazzi ed è ancora fallo laterale, si combatte con grinta assoluta su ogni palla e c'è la sensazione che l'Inter sia in partita al di là dei timori di una squadra più sintonizzata sul match scudetto di domenica contro la Roma che qui a Valencia, vero Mauro? Ma fino adesso l'Inter non ha fatto nessuna fatica a contenere il Valencia, perché un Valencia un po' non dico irriconoscibile, ma sicuramente non è questo. Non vorrei che il gol che ha preso all'inizio pronti via sia stato un po' quella la cosa che li fa non ragionare bene quando cercano di impostare un attacco, ecco. La palla è stata persa da Callon che ha sbagliato lo stop innescando la possibilità di manovra di replica del Valencia e poi c'è un calcio di punizione in favore dei valenciani. Ci ha battuto la manovra avvolgente dei valenciani sul settore di sinistra, cerca di andarsene Vicente, il suo cross a cambiare completamente il gioco da sinistra a destra. Ora Rufete, serve fortunatamente Guli e poi Ventola che si procura un fallo laterale. Ora Di Biagio, anzi Farinós, la palla all'indietro, Di Biagio è questo, la fa girare bene in favore di Javier Zanetti. Ora Sergio Consensao, ancora Javier Zanetti, buona la circolazione di palla, è un luogo comune ma effettivamente l'Inter sta amministrando bene la manovra in zona di centrocampo e ribadisco che dopo 20 minuti esatti di gioco Toldo non è stato ancora cercato, vero Beppe, da un solo tiro diretto, sempre chiusura impeccabile soprattutto della difesa centrale dell'Inter che vede Materazzi svettare in maniera assolutamente confortante. Io ti dirò che una cosa che sono, fino a questo momento è stata una delle migliori partite, almeno tatticamente, dell'Inter che ho visto io, perché non hanno concesso assolutamente niente, quello che invece delle volte capita. Ho visto anche Ventolo adesso nel fallo laterale, battere un fallo laterale in fretta, perché credono probabilmente anche nel raddoppio e credono di avere la partita in mano. Ma il gol è stato troppo importante, Mauro. Sicuro. Loro sono rimasti così un po' scombussolati da questo gol e l'Inter invece ha preso fiducia e sta giocando veramente bene. Ha tentato una proiezione centrale, Guli ha perso palla, in qualche modo favorendo la replica dei giocatori del Valencia con il numero 23, Curro Torres, laterale difensivo di destra. Naturalmente segue come sempre, come sua ed abitudine, in piedi la partita Cooper. Ma attenzione, è stato fischiato calcio di punizione di Materazzi, vertice di destra. Materazzi in qualche modo ha trattenuto, almeno secondo l'arbitro Colombo, il lungo Kerriu, giocatore della sua stessa stazza, chilo più chilo meno, centimetro più centimetro meno, e dunque c'è calcio di punizione in favore del Valencia, vertice di destra. Attenzione sulla palla. Sulla palla mi sembra stia andando Aymar. E ancora Vicente, il sinistrorso Vicente. Tre uomini dell'Internazionale sono in barriera. Il mucchio davanti a Toldo. Fa rispettare le distanze dalla barriera Colombo. Attenzione! No! Gol! No! No, no, niente. La palla sul fondo. Abbiamo avuto la... l'impressione, ha tremato la rete su questa conclusione, non è gol, pericolo per l'Inter, avete visto un giocatore lasciato completamente solo, poi la conclusione del numero 23 Curro Torres e si è avuta la sensazione
del gol. Avete visto la palla sulla rete esterna. Fortunatamente per lì. Sono stati molto furbi i giocatori del Valencia, perché hanno fatto la linea degli alti davanti e sembrava che Vicente dovesse pescare qualcuno di testa. Poi si è inserito da dietro, invece un altro, e lì gli ha preso un po' la provvista. Ecco, che non succeda più, e devono stare molto attenti. Questo era uno schema, Certo, certo. No, perché tutti si sono... Attenzione a Rufete. Rufete ha tolto il pallone, perso un po' ingenuamente da Materazzi, non è riuscito a servire i compagni, la palla è comunque in angolo ed è il terzo calcio d'angolo della partita. Mi sembra che negli ultimi momenti stia guadagnando un po' campo il Valencia dalla bandierina di destra, e ancora Vicente fa ripetere la battuta Colombo. Attenzione, chiama il capitano. Chiama i capitani, evidentemente non è, scontro in area. Non è troppo contento di come si comportano i giocatori in occasioni di battute, di calcio d'angolo e di calcio di punizione. Ecco Javier Zanetti. E Canizares deve farsi 70 metri di campo per andare al consulto con l'arbitro Colombo. E verosimilmente l'arbitro sta chiedendo ai giocatori un comportamento più corretto e più composto proprio in occasione, soprattutto in occasione delle battute di calcio d'angolo. Vediamo l'angolo dunque, il terzo angolo della partita. Sulla palla è il solito Vicente, gran sinistro, la sua battuta, la mischia, ma il pallone era quasi certamente già finito sul fondo nel corso della traiettoria aerea, e dunque il gioco riprenderà con una battuta dall'area piccola di Francesco Toldo. Al mio cronometro sono 25 i minuti nel corso del primo tempo, con l'Internazionale in vantaggio 1-0 nel retour match dei quarti di finale della Coppa UEFA, grazie al gol realizzato dopo soli 3 minuti da Nicola Ventola. Ci avviciniamo alla mezz'ora dunque, e vedete che... Sai cosa era successo, Danilo? C'è Ruffete che, quando ci sono i corner, va dietro a Toldo e lo disturba. Toldo infatti si è molto arrabbiato qua e ha fatto anche un gesto poco carino, però l'arbitro ha visto proprio questo giocatore che disturbava il portiere e l'ha richiamato per dirgli che non si può fare. Gioca l'Inter sul settore di destra relativamente ai suoi attacchi, ha perso palla Sergio Consensao, ma commettendo fallo sull'avversario, e dunque calcio di punizione in favore del Valencia, che dà l'impressione di guadagnare campo. Internazionale sempre pronta comunque a ripartire sulle repliche, e ora è Canizares, dopo che l'ex Valencia Farinós ha tentato una manovra di sfondamento sul settore di centro-sinistra. Cooper sempre agitato, rivediamo l'episodio accaduto qualche momento fa con Toldo che spinge via Rufete. Ecco l'Inter, Javier Zanetti, Sergio Consensao, lo scambio nel breve, Di Biagio atterrato da Aimar, calcio di punizione in favore dei nerazzurri, linea mediana del campo. 27 minuti di gioco, Inter che sembra essere disposta benissimo in campo. Va via Consensao, a destra, il dribbling, e si trascina il pallone sul fondo. Forse Beppe doveva battere prima. Bravo, ha perso il tempo, appena la palla è arrivata sul fondo doveva metterla di prima intenzione, aveva il tempo e lo spazio per farlo, e ha tentato di dribblare l'uomo, si è portato la palla fuori, qui ha sbagliato. E di queste cose vedi, delle volte non capisco, quando a metà campo cross che invece dovrebbe puntare l'uomo e saltarlo, e a metà campo cross qui che invece doveva crossare ha tentato di puntare l'uomo e era già finito il campo. In possesso di palla l'Inter con il capitano Javier Zanetti, che finisce per perdere il pallone dopo qualche dribbling avventuroso. Subito Cordoba. Possibilità, attenzione sul sinistra, e anche questa volta Valencia vicino al gol. La palla ha sfiorato l'esterno della rete alla destra di Toldo. Rivediamo l'impostazione a sinistra, Vicente per Kerriu sul fondo, quinto calcio d'angolo in favore dei bianchi del Valencia. Sulla palla stavolta è Aimar,
spinge il Valencia alla ricerca del gol del pareggio. Aymar, la sua battuta, ha lasciato troppo solo per deviare di testa Kerriu. Si congratula con il compagno, il giocatore norvegese di colore del Valencia. Fortunatamente per l'Inter la sua deviazione, la palla alta sopra la traversa di Toldo alla rimessa in gioco, il portierone dell'Inter. Abbiamo visto tre situazioni da fermo e tre volte hanno fatto tre cose diverse. Secondo me le studiano molto. Oggi leggevo sul giornale che l'allenatore del Valencia è maniacale, no? Tutte le situazioni le prova tantissime volte. Abbiamo visto tre volte, un calcio di punizione, due calci d'angolo tirati molto bene, molto pericolosi. Impostazione offensiva da parte del Valencia, Aymar non ci è arrivato e peraltro era una palla completamente sbagliata, fallo laterale, sulla palla è Gresco, ha giocato la palla con le mani il giovane slovacco dell'Inter, ancora fallo laterale per i nerazzurri, vedete scorcio del Mestalla, Anglomà e Kili Gonzalez. L'ex interista Anglomà, giocatore che probabilmente, di cui probabilmente l'Inter si è liberata troppo frettolosamente. Vediamo che Colombo, l'arbitro Colombo, richiama probabilmente a una maggiore sollecitazione nelle battute di fallo laterale Gresco. Stavo dicendo prima che Anglomà è un difensore francese di grande caratura tecnica, di cui l'Inter forse si è troppo frettolosamente liberata anni fa. Al mio cronometro i minuti sono esattamente 30, se n'è andato dunque un terzo di gara con l'internazionale messa molto bene in campo, fino a questo momento due sole conclusioni sulla rete esterna, la prima particolarmente pericolosa che ha dato addirittura l'impressione del gol. Ecco gli spagnoli in attacco, Rufete non ci arriva sul pallone perché ci è arrivato con grande tempestività Ivan Ramiro Córdoba. Sette secondi di perfetti. Riprendiamo la telecronaca di Valencia Internazionale per chi si fosse messo in ascolto in questo momento. Il risultato è il seguente, è un risultato confortante. Valencia 0, Internazionale 1 naturalmente per i tifosi dell'Inter. L'Inter ha avuto una partenza folgorante e ha colpito dopo solo 3 minuti. In seguito a uno scambio ravvicinato, Callon Ventola. Attenzione alla manovra offensiva del Valencia che si procura un calcio d'angolo, il sesto della partita. Questo è l'allenatore del Valencia, Benitez. Angolo già battuto, Kerriu ancora un po' troppo libero di giocare la palla nella maniera che predilige, cioè in acrobazia di testa. Il suo colpo, vedete, allontanato in qualche maniera Gresco, il suo colpo di testa, la palla non troppo lontana dai pali della porta di Toldo. Più attenzione nei confronti di questo giocatore che ha i piedi di ghisa ma ha la testa, ha la testina d'oro. Giocatori di grandi qualità fisiche che si fa largo spesso nelle mischie. 7 secondi di yoga. Il pericolo è passato, dunque la palla di Kerriu, come abbiamo visto, è uscita sul fondo, ma naturalmente consiglieremmo ai difensori dell'Inter una maggiore attenzione nella marcatura del gigantesco. Volevo far notare una cosa, adesso con Sensao c'è l'uomo davanti, invece di puntarlo e saltarlo come ha fatto prima, che non aveva, ha tentato un cross con l'uomo davanti, gli batte inevitabilmente addosso. Abbiamo visto Di Biagio che si sta comportando bene nella zona di Aymar, gioiellino del Valencia. L'Inter da qualche tempo non mi sembra nelle condizioni di poter offendere Beppe. Forse a centrocampo qualcosa sta cedendo. Vediamo che è a terra intanto Materazzi.
gigante della difesa dell'Inter, è stato in forse fino all'ultimo e poi naturalmente è stata una scelta tecnico-tattica quella di Cooper di rischiarlo e di mandarlo in campo senza pensare. Approfittiamo di quest'attimo di stop da Valencia con l'infortunio di Materazzi per andare a San Siro e sentire da Emilio Bianchi quanto manca e com'è la situazione Apoel-Milan. Mancano due minuti di recupero fischiati concessi dall'arbitro e il Milan sta finendo in sofferenza. Naturalmente l'Apoel sta cercando il tutto per tutto, c'è una serie di calci d'angolo in questo momento, nulla di fatto, l'arbitro ha fermato il gioco. Comunque il Milan sta un po' soffrendo in questi ultimi minuti. È un buon Milan, Giovanni? È un buon Milan, anche se doveva arrivare forse un pochino meno teso, ma d'altronde queste partite è andato in vantaggio abbastanza facilmente 2-0. Adesso fino alla fine un minuto e mezzo alla fine si soffre, Giovanni? Sì, perché vale la pena di ricordare che un gol qualificherebbe l'Apoel segnato qua, essendo finita. Sì, però mi sembrano abbastanza tranquilli e sicuri, sei quadrati, sei una buona squadra. Grazie, allora restiamo ancora con l'audio aperto a San Siro, pronto a intervenire. C'è intanto un cambio, Emilio, appena ci sarà il finale ce lo comunicherai. Danilo, a te ancora Valencia. 34, quasi 35 minuti di gioco al Mestalla di Valencia con l'Internazionale sempre in vantaggio 1-0. Materazzi è nelle condizioni di giocarsi il match senza problemi dopo aver incassato una botta entrando in scivolata sul compagno di squadra Farinós e su De Los Santos. Dunque Materazzi, il gigante della difesa dell'Inter, al suo posto, e meno male, perché come abbiamo più volte ribadito spesso i pericoli vengono dal lungo Kerriou, e lo vedete qui giocare la palla per un compagno. Non avevo dubbi che Materazzi sarebbe stato della partita, anche perché con Cordoba, Zanetti, Gresco, uno grande ci voleva, anche perché nel Valencia c'è giocatori a parte Kerriou, ma c'è giocatori anche tipo Pellegrino dietro a Ayala che adesso è uscito, che di testa sono davvero pericolosi. Senza Materazzi sarebbe un problema grande. 7 secondi di perfetti. Per un sorriso più bianco e una bocca più fresca c'è Vivident White. Vai Emilio! È finita San Siro, il Milan si qualifica per le semifinali di Coppa UEFA, ha battuto l'Apoel per 2-0, tripudio sugli spalti finalmente, una soddisfazione anche per i tifosi. Ciao Emilio! Ciao Giovanni e un saluto a tutti i tifosi rossoneri. Adesso mi posso alzare anche. Vai. Ciao. Emilio, allora anche a te questo tipo di comunicazione. Ovviamente adesso viaggeremo di registrazione. D'accordo. Per tutte le tue interviste. D'accordo. Vedremo se riusciremo a effettuare anche diretta con te, soprattutto sulla conferenza stampa di Carlo Ancelotti. Grazie Emilio, buon lavoro. Grazie a voi. E allora, prima di fermarci ancora, no, questo calcio d'angolo per il Valencia. Vai Danilo. Aymar gioca la palla, di schema, come si dice. Dice in gergo, la palla giocata all'indietro per il numero 14 Vicente, è partito un missile di sinistro, la palla alta sopra la traversa della porta di Toldo, un pericolo, ma è ancora calcio d'angolo. Toldo con i pugni sta spingendo da qualche minuto il Valencia e come dicevo prima l'Inter sembra incapace di repliche offensive. Bisogna stare molto attenti in quelle situazioni di gioco fermo, scusa Danilo, perché anche questo Vicente è un giocatore straordinario, ha un sinistro micidiale, non puoi lasciarlo calciare così da solo, ecco, devi preoccuparti e metterti davanti prima, perché questo era un tiro straordinario e se non veniva fatta la deviazione era un gol sicuro. 7 secondi, buono Danilo, 7 secondi di oro. Più di un minuto abbiamo visto dunque 3 conclusioni, fortunatamente per l'Inter, senza esito di Curro Torres in incursione centrale, di Kerriou a sinistra e poi di Vicente sugli schemi di una battuta di calcio d'angolo di Aymar. E ancora il Valencia che spinge e ora ottiene la segnazione di un calcio di punizione, siamo a circa 30 metri dalla porta di Toldo, 35 metri anche, settore di sinistra, lo spiovente svetta Cordoba, palla fuori area, conquistata da Callon, viene avanti Farinós, ex Valencia, cerca Gresco ma non lo trova, possibilità per Rufete, lo scambio, attenzione, il dribbling e finisce a terra sulla opposizione
di due giocatori dell'Inter, uno è Materazzi e l'altro è Di Biagio, è ammonizione per Di Biagio, a forbice Di Biagio e Materazzi su Aimar, calcio di punizione assolutamente ineccepibile. Qui siamo a circa 20 metri dalla porta di Toldo, posizione assolutamente pericolosa. Ed è qui Di Biagio ha fatto bene perché pericolosa. È una pericolosa, però non si può lamentare se l'arbitro ha estratto il cartellino giallo perché è arrivato come una furia, ha travolto Aimar. No, c'è stato un passaggio indietro sbagliato dove l'Inter non si può permettere un passaggio indietro così. Loro hanno intercettato subito palla, poi Di Biagio è stato costretto a fare questo fallo e c'è sta anche la munizione. Sulla palla sono Curro Torres, vedo anche il numero 3 Fabio Aurelio, attenzione, pericolo per l'Inter. Fabio Aurelio sul pallone, il suo sinistro, la barriera, la mischia, pallone si alza a campanile, butta via Callon in versione stopper e poi c'è un tentativo assolutamente scomposto in elevazione di Ventola, ancora calcio di punizione, l'intervento di Materazzi sul solito Carriu, stavolta ha avuto la meglio il difensore dell'Inter, lo stop di Callon, Di Biagio. Ecco, l'Inter, scusa Danilo, l'Inter deve riprendere con coraggio e giocare come ha giocato per la maggior parte del tempo, perché se arretra così tanto alla fine è un problema. Altra palla persa male, questa volta da Farinós, Rufete la butta in mezzo e c'è la deviazione volante ancora di Carriu, di piede, di destro. La palla sul fondo, ma la difesa dell'Inter un po' vacilla, attaccata soprattutto sulle fasce e poi centralmente va Carriu, che è una forza della natura e in qualche modo riesce sempre a trovare lo spazio per la conclusione. Qui vediamo sulla battuta di Toldo un colpo di testa di Guli, la chiusura della difesa centrale spagnola, la lunga battuta. Si gioca con grande impeto in ogni zona del campo. Per me, Beppe, non so se sei d'accordo, sono arretrati un po' troppo i giocatori dell'Inter in questo caso. Non vedi come prima facevano un pressing molto alto, adesso sono ritirati sulla metà campo ed è chiaro che il Valencia in questo momento gioca di più. Cioè, non riusciamo più a dare profondità con le due punte, no? Sappiamo sempre che Callon torna sempre sulla linea dei centrocampisti e dà una mano. Davanti rimane solo Ventola, che viene messo in mezzo dai due difensori centrali e fa fatica ad andare in profondità. Gli scambi ripetuti, gli scambi brevi tra Vicente e Aimar, giocatori di piede particolarmente vellutato. Qui vediamo la battuta di calcio di punizione di Fabio Aurelio finita sul muro difensivo dell'Inter. Effettivamente Nerazzurri in difficoltà nella impostazione del gioco in centrocampo e dunque il gioco quasi sempre si rovescia sulla difesa, che è abbastanza in affanno soprattutto sulle giocate acrobatiche per Carriu. La palla a sinistra ora con il numero 3 Fabio Aurelio, possibilità per l'internazionale di giocare una replica con Ventola. La palla è troppo lunga per Ventola, esce Canizares in anticipo sull'attaccante nerazzurro che fino a questo momento è il match winner della partita. Ecco l'Inter ancora, Ventola difende bene un pallone, lo giocano indietro per Guli, tocco breve, lo scambio con Farinós e ora Callon cerca di rifiatare l'Inter dopo aver sopportato almeno 20 minuti di assedio, peraltro velleitario, perché devo ricordare che fino a questo momento gli spagnoli non sono riusciti a indirizzare nemmeno un tiro in porta tra i pali, tra il metro, il 7,32, la lunghezza della porta per i 2,44 di
altezza. Ecco il Valencia, settore di sinistra, il solito mancinone Vicente, da sinistra cambio di gioco, da sinistra a destra, il numero 23 Curro Torres, ora Rufete cerca di andarsene sulla opposizione di Gresco. Rufete non riesce a far passare il pallone per il compagno, c'è la lunga battuta di Guli, troppo isolato, troppo isolato Ventola. Ripartono gli spagnoli. Mauro, che cosa... Qua stavo pensando con Bergamo e con Beppe quanto ci manca Ronaldo. Rufete, attenzione! Quanto ci manca Ronaldo in quegli spazi, in quelle praterie grandissime che si stanno creando, perché il Valencia è tutto avanti. Ci fosse uno come Ronaldo, senza nulla togliere né a Ventola né a Calon, che si stanno facendo benissimo, ma con quegli spazi un giocatore con la velocità andrebbe a nozze, ecco. Se comunque dobbiamo andare ad attaccare il loro centrale De Los Santos, che è lentissimo, le volte che l'hanno fatto sia Farinós che Di Biagio gli hanno portato via palla, una volta rubata palla sulla tre quarti, in velocità li possiamo prendere sempre, perché sia Callon che Ventola sono più veloci di Pellegrino e Djupic. Ci vuole molto nel... 44 minuti e 20 secondi di primo tempo con l'Internazionale in vantaggio al Mestalla. Stiamo vivendo le ultimissime battute del primo tempo. Kerio, attenzione, Aymar cerca di ridare il pallone al compagno, ancora l'Internazionale che si rifugia in angolo. Aymar, la palla corta, all'indietro, il tiro è fortunatamente per l'Inter, vedete, Rufete non riesce a toccare in maniera opportuna dopo che ha scaricato una palla da sinistra Fabio Aurelio. Rufete, il piattone, la palla sul fondo. 45 minuti esatti in questo momento di match, il rinvio di Toldo, vediamo se riusciremo a capire quanti minuti, probabilmente uno non saranno tanti, sono tre, mi dice Beppe Bergomi, tre minuti di recupero forse eccessivi. E comunque si sta giocando il primo minuto di recupero, calcio di punizione in favore del Valencia. Danilo, ci stanno tre minuti perché ha chiamato due capitani a centrocampo, lì si è perso un po' di tempo, quindi tre minuti ci possono poi stare. Poi la botta per Aijala e Materazzi, effettivamente. Si trascina il pallone in fallo laterale Kerio. Tre quarti campo in area dell'Inter, l'arbitro Colombo fino a questo momento la partita non gli ha creato grossi problemi, ma mi sembra che si sia comportato molto bene. Ventola qualcosa da dire al medesimo arbitro. Vediamo che cosa ha deciso Colombo. Calcio di punizione in favore del Valencia. Lo batte il numero 23 Curro Torres. Ha un bel piede questo giocatore. Limite dell'area. 16-18 giocatori aspettano la battuta di Curro Torres. Ecco il suo, la sua buona palla. Intervento di Córdoba. Aymar cerca il dribbling. Vicente cerca di mettere in mezzo. Questo è il numero 3. No, ancora la sensazione del gol. Non suggerite la palla sul fondo. Avete visto il colpo di testa di Aymar e anche stavolta la palla sulla rete fuori. Esterna ha preso il palo che sostiene la rete. Rivediamo. Per la seconda volta si è avuta la sensazione del gol. Il pallone ha scosso la rete. Fortunatamente per l'Inter la palla sul fondo. Colombo, l'arbitro Colombo ha qualcosa da dire a Albelda. Sta per concludersi il primo tempo, siamo ormai vicini al 48esimo, tanto è durato questo primo tempo. Rufete ancora da solo a destra, il tocco all'indietro, il cross, il colpo di testa di Kerio, stavolta è una palla debole. Kerio dice di essere stato trattenuto per la maglia.
cioè, non aveva tutto regolare per l'arbitro Colombo. Ultimi secondi di primo tempo, avete battuto, avete visto il cross per Kerriu, la trattenuta anche abbastanza vistosa ma comunque ritenuta regolare da Colombo di Materazzi su Kerriu. Kerriu che stoppa ora il pallone con il petto, va al tiro di destro, la palla lontanissima dai pali della porta di Toldo. È finita praticamente, probabilmente sulla rimessa in gioco del portiere dell'Inter, l'arbitro francese fischierà la fine del primo tempo. Attenzione, Toldo non se la prende sicuramente, se la prende sicuramente comoda. Suo rinvio. La palla spiove in zona centrale. Non è ancora finita, secondo l'arbitro c'è un intervento in acrobazia di Ventola scomposto su De Los Santos, già battuto il calcio di punizione. I tre minuti se ne sono praticamente andati, ancora Rufete che cerca di intervenire sul pallone, pallone che rotola sul fondo e vediamo se per l'arbitro è finita. E comunque si riprende il gioco ancora dall'area piccola, ancora Toldo sul pallone. Tre minuti se ne sono andati proprio in questo momento, vediamo se l'arbitro ha il nostro stesso cronometro. E proprio così dunque si conclude il primo tempo di Valencia-Inter, return match dei quarti di finale della Coppa UEFA con il seguente risultato: Valencia 0, Internazionale 1. Decide fino a questo momento il gol realizzato al terzo minuto da Nicola Ventola. Adesso andiamo subito in pubblicità e poi torniamo con voi con l'intervallo di Valencia-Inter. Qua in diretta, via Danilo Sarugia, secondo tempo iniziato da pochissimo. Da tre minuti scarsi con il risultato che premia ancora l'Inter 1-0. Incursione sì. Di Guglielmin Pietro, limite dell'area di rigore, la palla Sergio Conceição. Può andare il tiro il portoghese, si allarga troppo la palla sul fondo. Nessun cambio nelle file dell'Internazionale e invece Benitez, allenatore del Valencia, ha mandato in campo il centrocampista centrale al posto Baraka al posto di De Los Santos. Alla rimessa in gioco il portiere del Valencia Canizares ha cominciato, ha sprombattuto il Valencia nel tentativo di sfondare immediatamente il reparto difensivo dell'Inter che sta fino a questo momento comportandosi in maniera egregia. Un gol per l'Inter e due quasi gol degli spagnoli, come avrebbe detto Nicolò Carosio, sulle conclusioni di Curro Torres e Aymar nel primo tempo. Si è avuta addirittura l'impressione che la palla fosse in rete, invece aveva soltanto sfiorato l'esterno della rete, bene così per l'Inter. La palla è per Gresco alla rimessa di fallo laterale, cerca di guadagnare campo l'Inter, ma consegna invece il pallone agli spagnoli che partono dalla zona difensiva per impostare la loro replica. Attenzione, la battuta di Pellegrino di sinistro, il controllo viene ora effettuato da Mohamed Callon, ora è Di Biagio, preferisce giocare la palla all'indietro per Cordoba, il suo destro, la chiusura di Pellegrino, difensore centrale del Valencia. Ecco Kerriu, su Kerriu sta montando una guardia attentissima Cordoba. Ecco la palla ora viene giocata da Di Biagio all'indietro. Cordoba, la sua impostazione centrale completamente fuori misura e comunque era finito in fuorigioco Nicola Ventola. Cooper sta dando ordini e indicazioni ai suoi giocatori. Naturalmente per lui è una partita di valore enorme, ha lasciato una traccia profonda qui l'allenatore argentino che sta facendo sognare Moratti e tutti i tifosi interisti. Il cross di Conceição cambia il gioco, ma purtroppo per l'Inter cambia il gioco in favore degli avversari. Ecco il Valencia, impostazione, tre quarti campo nella propria area. Valencia che, come abbiamo ricordato prima, guida la classifica della Liga a pari punti con il Real Madrid. Ci sono analogie anche in questo senso.
internazionale in testa alla classifica del campionato italiano alla pari con la Roma, il Valencia in testa alla Liga alla pari con il Real Madrid. Danilo, scusa, con Sensao dovrebbe fare le cose più convinto, non so se anche Beppe Bergomi è d'accordo, fa sempre le cose a metà, le fa con paura secondo me, non ha in questo momento stima di se stesso probabilmente, perché non lo vedo convinto quando fa un cross o quando punta l'uomo, non lo fa convinto. E proprio con Sensao è stato pescato in fuorigioco di 3 metri circa, oltre la linea difensiva degli spagnoli. È intervenuto immediatamente l'assistente di linea, ha segnalato all'arbitro Colombo la posizione irregolare del tornante destro dell'Inter. E dunque il gioco è stato ripreso con una punizione che non ha dato esito, vedete, sconfortato. La smorfia sconfortata di Rufete, la palla sul fondo. E intanto sono 7 i minuti nel corso della ripresa. Alla rimessa in gioco è Toldo, la sua battuta. Arriva a metà campo il colpo di testa di Guli. Ancora il Valencia. Si gioca in orizzontale. Pellegrino di sinistro cerca il dribbling su Farinós, l'argentino Aymar, ex River, un talento naturale notevolissimo. A terra Aymar, la palla a circa 30 metri dalla porta di Toldo. La punizione comunque è stata già battuta. Gresco all'indietro per il portiere che di piede rilancia, ma è ancora il Valencia a spingere. Pellegrino, Kerio, il numero 14, attenzione, Vicente, gran dribblatore, Kerio, a sinistra, il cross, pericolosissimo, Toldo non piazzato in maniera particolarmente efficace, è stato superato, comunque la palla è andata da sinistra a destra, ancora Valencia che mi sembra stia intensificando i suoi attacchi, ora Di Biagio consegna la palla a un avversario, a destra, il dribbling, cerca di mettere in mezzo il pallone ancora Aymar, guadagna un calcio d'angolo, rivediamo ora il cross di Kerio, pericolosissimo, tutt'altro che piazzato in maniera corretta, Toldo, Aymar, angolo, battuta lunghissima e senza effetto, è intervenuto l'arbitro intanto Colombo e ha fischiato, evidentemente ha rilevato una irregolarità commessa dai giocatori del Valencia, si è trattato probabilmente, come si dice in gergo, di un fallo di confusione, sulla palla è Francesco Toldo. E intanto per gli amanti della statistica avverto che questa è la 254esima partita in Coppa Europea dell'Inter, 130 vittorie, 56 pareggi e 67 sconfitte nelle precedenti 253. Inter che gioca in Europa dal 16 maggio del 56, quando in Coppa delle Fiere pareggiò col Birmingham all'Arena per 0-0. Non c'è Europa, si può ben dire, senza Inter. Calcio di punizione in favore degli spagnoli, tre quarti campo in area dei nerazzurri, avete visto Materazzi che ha fatto cenni ai compagni. Javier Zanetti conquista un buon pallone in fase difensiva, vedete dove gioca Callon, giocatore generosissimo che spesso si sacrifica a sostegno di centrocampisti e difensori, e mi sembra che il Valencia di questa sera, tocchiamo ferro, almeno fino a questo momento, sia esattamente l'opposto di certe squadre, nel senso di Valencia naturalmente viste molto spesso negli ultimi tempi. 7 secondi di perfetti. Una pallaccia di Materazzi ha favorito questa manovra offensiva degli spagnoli, il cross da destra di Aymar, l'intervento della difesa centrale dell'Inter, ma attenzione che il Valencia sta guadagnando pericolosamente campo, vedete la smorfia di Vicente, sicuramente non particolarmente soddisfatto per questa palla giocatagli da un compagno e comunque era in posizione
di fuorigioco. Beppe, nel secondo tempo il Valencia, pur in maniera abbastanza velleitaria, ha premuto l'Inter quasi sempre nella sua metà campo. Ancora Valencia, Rufete, limite dell'area di rigore. La partita progressivamente mi sembra si stia trasformando in una specie di assedio, anche se gli spagnoli fino a questo momento non hanno fatto particolarmente male, così Beppe. No, effettivamente stiamo controllando bene. L'unica cosa che sto notando è che davanti portiamo poco la palla e siamo molto stati, molto fermi e schiacciati con le due linee sul limite dell'area. Ecco la sostituzione chiamata da Mauro Bellugi. Bellugi al minuto 12 della ripresa. In campo Clarence Seedorf. Un attimo Danilo, ti chiedo scusa. Credo che ci sia da salutare Emilio Bianchi da San Siro, corretto Emilio? Sì, Giorgio, ti ringrazio. Gli ho mandato la registrazione anche di Simone. Perfetto, ti saluto tutto. E ci diamo appuntamento a Piacenza domenica prossima. Grazie Emilio, grazie. Sei un tesoro come sempre. No, grazie a voi. Grazie Emilio per questo lavoro, un po' ristretto, ma la diretta di Valencia Inter ovviamente ha mangiato tutto il resto e credo che sia anche doveroso farlo. Vediamo Danilo come va a finire questa azione. Vicente, la battuta da sinistra troppo morbida e troppo sul portiere Toldo, che non ha avuto problemi a fermare il pallone. Dunque da un minuto esatto, siamo al tredicesimo, da un minuto esatto l'Inter ha in campo Clarence Seedorf, uno dei giocatori più positivi dell'ultima fase di campionato, ricordiamo la sua doppietta alla Juve. Clarence Seedorf al posto di Sergio Conceição, un cambio che ha letteralmente chiamato Mauro Bellugi. No, da quella parte era chiaro che stava soffrendo, stavo dicendo che Conceição non fa le cose con determinazione. Seedorf in questo momento è in grande forma, poi anche se gioca un mezzo tempo penso gli faccia solo bene per la grande partita che dovrà fare domenica. È il Valencia che sta spingendo ancora a destra, l'Inter ha qualche difficoltà, come naturalmente si saranno accorti tutti, a impostare una qualsivoglia manovra offensiva al limite dell'area di rigore. La palla corta, così alla fine il cross da destra, la mischia, i rimpalli e Toldo non ha nessun problema a fermare il pallone. Aimar non è riuscito a deviare il cross da destra di Curro Torres. Rivediamo. C'è stato un intervento in acrobazia, mi è sembrato, di Farinos e poi Aimar non è riuscito a indirizzare. Attenzione, la palla è a Vicente, corta Ruffete, grande Toldo, colpo di testa e Aimar, ancora Toldo, Vicente, la palla forse era, no, era ancora in gioco. Assalto alla baionetta del Valencia, due parate consecutive di Francesco Toldo. Valencia che sta dando il massimo, spingendo soprattutto a destra con Curro Torres che cerca spesso la collaborazione di Aimar. Ecco ora Ruffete, palla all'indietro, ancora Toldo di piede, ancora Toldo di piede, l'azione non è finita. L'intervento di Seedorf, Toldo di piede alla maniera del grande Yashin, alla maniera di un portiere da hockey su ghiaccio, avete visto, ha respinto questa palla pericolosissima. 7 secondi di yoga, grazie. La conclusione di piattone sinistro di Vicente, la grande risposta di Francesco Toldo che nel giro di 2 minuti scarsi ha respinto 3 palle pericolosissime degli spagnoli. Dicevo prima e ti lascio la parola, un grande intervento, quello di piede, che in qualche modo ricorda l'intervento di certi grandi portieri di hockey. Mauro ha fatto 2 grandi interventi, non uno solo, però è chiaro che se tu giochi nell'area di rigore prima o poi, senza fare i gufi, però prima o poi il gol lo prendi per forza. Danilo, se non si muovono più, stanno lì nell'area di rigore fissi, e se fai così 40 minuti non hai scampo. Intanto è andata bene all'Inter, vero Beppe? Sì, c'è stata l'azione decisivo. La prima di quella di Ruffete sembrava il gol che avevamo preso in casa, che era passato alle spalle di Simic, invece in questo caso alle spalle di Gresco, ma Gresco è stato bravo ad intervenire.
Poi effettivamente, come ho detto prima, sono molto statici, no? Rimangono molto fermi, permettono sempre questo smarcamento sulle fasce e mettono sempre dentro questi cross pericolosi, di essere un po' più attivi e andare a chiudere. Pericolosissimo a sinistra Vicente con il suo sinistro magico, mentre a destra in incursione in aiuto a Rufete spesso viene avanti Curro Torres buttando continui palloni in mezzo, e avete visto che nelle ultime occasioni difesa dell'Inter non propriamente corretta e attenta. Vediamo intanto le decisioni dell'arbitro Colombo. Vedete che il pallone era ancora in gioco. Kerriu cerca di farsi largo a destra, finisce a terra, non ci pensa nemmeno Colombo a intervenire sulla opposizione di Gresco, si è lasciato andare Kerriu, tutto regolare per l'arbitro francese. Poi c'è una palla ancora buttata in mezzo da destra, in anticipo tolgo su Rufete. Di Gresco deve stare molto attento, perché quando vedi che il giocatore va in area in quella maniera staccati subito, perché può inciampare. L'arbitro è stato molto bravo a non dare un rigore che non c'era, può sbagliarsi. Ecco, stiamo attenti. Stiamo attenti in senso metaforico, e stia attento soprattutto Gresco, perché voglio ricordare che in due situazioni di questo tipo a Venezia e a Lecce ha causato il calcio di rigore. Intanto l'arbitro mi sembra proprio così, ha estratto il secondo cartellino giallo della partita dopo Di Biagio ammonito nel primo tempo, ammonizione per Kerriu. Vedete come Kerriu si è in qualche modo diciamo così ribellato nei confronti di Gresco, e questo gesto gli è costato il cartellino giallo. Ammonizione per Kerriu dunque, la partita è ripresa, si combatte in centrocampo, 18° minuto nel corso del secondo tempo, con l'internazionale sempre in vantaggio 1-0. Farinossa ha qualcosa da dire all'arbitro, si lamenta anche Rufete, vedete la sua grinta. Rivediamo da dietro l'intervento di Gresco su Kerriu, intervento sospetto, ma probabilmente non c'erano gli estremi per la concessione di calcio di rigore. Sì, però l'arbitro lì può cadere in inganno, perché il giocatore sta andando in porta, tu arrivi da dietro, anche se lo inciampa sulle tue gambe involontariamente, l'arbitro è stato bravo a non darlo, ma se lo dava non potevi dire niente. È stato anche Seedorf. Sì. Allora tre sono i cartellini gialli e non due, Di Biagio, Seedorf e Kerriu. Io sono attento per la semifinale. Vi ringrazio per la collaborazione. Attenzione, secondo cambio nelle file dell'Inter. In campo Dalmà al posto di Ventola, quando i minuti sono 19 nel corso della ripresa. Ventola mi dà l'impressione di avere anche qualche problemino fisico. E in ogni caso sul piano tattico Cooper vuole cautelarsi, vuole evidentemente una maggiore protezione in zona di centrocampo, e manda in campo il giovane centrocampista francese Dalmà, giocatore di grande talento che, voglio ricordare, è rimasto fuori dal campionato. Attenzione, Seedorf solo! No. E Canizares respinge coi piedi, l'Inter vicinissimo al gol del 2-0, al gol che probabilmente avrebbe chiuso il match e avrebbe deciso la qualificazione. È andato molle il giocatore olandese dell'Inter sul pallone e ha letteralmente messo il pallone tra le gambe del portiere del Valencia, Canizares. Questo sarebbe stato il colpo del capo probabilmente per il Valencia. 7 secondi di perfetto. Volevo dire una cosa mentre riprendono, io volevo dire che sono d'accordo anche su questo cambio di Dalmà con Ventola, perché era inutile portare Callona a giocare da centrocampista, è meglio che Callona adesso faccia la prima punta e che entri un centrocampista vero. Vai Danilo. Va il Valencia con questa palla giocata centralmente, ma c'erano due giocatori del Valencia, Kerriu e forse Vicente a sinistra in posizione di fuorigioco. L'arbitro è intervenuto, vedete qui Baraka, vedete la netta posizione, anzi erano addirittura in tre in fuorigioco. Punizione per l'Inter, sulla palla è Francesco Toldo. E dunque Stéphane Dalmà, appena entrato in campo, ha servito una gran palla gol per Seedorf, che l'ha sprecata sparando sulle gambe del portiere avversario. Ecco ancora Dalmà, il suo cross molto buono, Pellegrino di testa, la palla in angolo. Dicevo, Stéphane Dalmà è stato lontano dai campi di gioco per 4 mesi, l'ultima partita a fine novembre, è rientrato
a metà febbraio, dunque 3 mesi e mezzo. La battuta intanto dalla bandierina di destra di Seedorf, lo scambio corto. Seedorf, accenni di dribbling, cerca il fondo ma lo trova e si trascina il pallone sul fondo. Avanza il Valencia, settore di sinistra, Kerriu. Sempre addosso a Kerriu c'è il signor Córdoba che non gli dà spazio, gli concede molti centimetri e molti chili, ma sulle palle basse Córdoba è difficilmente superabile. Bello. Il Valencia, il cross dal settore di sinistra di Fabio Aurelio, ancora Valencia, spostamento del gioco a destra, il cross è molto bravo Javier Zanetti a mettere la palla di testa in angolo. Io sono d'accordo che si può anche attaccare, cioè la sostituzione di, tornando alla sostituzione di Ventola con Dalmà, si può giocare anche magari un pochino più avanti con dei centrocampisti, non è detto che ci vogliono solo le punte per fare un gioco d'attacco, in fin dei conti anche Dalmà, Seedorf e altri hanno il gioco offensivo, quindi siamo troppo schiacciati nella nostra area, Danilo, questo è un grande problema. Siamo schiacciati e vediamo, sono schiacciati e vediamo che viene avanti il Valencia con un'impostazione a destra che non ha avuto esito. Riparte Clarence Seedorf, lo scambio con Dalmà, trattiene palla Dalmà, Seedorf ancora, finisce in fuorigioco Callon, preferisce dunque non servirlo, Callon era oltre la linea difensiva spagnola, fallo laterale in favore del Valencia. Beppe Bergomi ha qualcosa da dirci? No, possiamo andare dentro perché ho visto adesso loro fanno fuorigioco molto alto per recuperare, ma anche a palla scoperta, cioè quando un giocatore dell'Inter ha la possibilità e ha il tempo per servire un suo compagno in profondità. Adesso non è andata bene per poco, secondo me se si riproporrà un'azione del genere possiamo andare dentro, perché con Dalmà o con Seedorf fanno i piedi per poter mettere dentro Callon o chi parte da dietro. E Kerriu che gioca da rifinitore questa palla per Rufete, il cross di Rufete troppo sul portiere Toldo, nessun problema per lui, con le mani serve Farinós, ex giocatore del Valencia, la sua palla è completamente fuori misura per il contributo di Seedorf. In apnea Seedorf, ho visto. Attenzione, è partito Fabio Aurelio, il cross è ancora Toldo. Seedorf è partito probabilmente troppo in fretta, Beppe non ha rotto il fiato e si è trovato proprio affogato adesso in questa situazione, vero? Esatto. Materazzi, il suo piattone è un'altra impostazione sbagliata. Soffrono un po' i difensori dell'Inter quando devono impostare la manovra di replica. Ora è il Valencia che fa girare la palla, Fabio Aurelio, Vicente, attenzione al suo dribbling, Fabio Aurelio, corto, bravo Di Biagio, e ancora la palla, vedete l'Inter non riesce più a riproporsi, il gioco del Valencia si rovescia tutto sulla difesa, difesa che è un po' in affanno e che è stata salvata attorno al quarto d'ora da 3 interventi strepitosi di Francesco Totti. 7 secondi di yoga. Siamo fortunati anche perché il Valencia in questo momento sta cercando sempre la testa di Kerriu, non cerca di giocare su Vicente, magari su Rufete che sono i giocatori più pericolosi, cerca sempre questo Kerriu dalla parte centrale del campo e fortunatamente sbagliano anche il passaggio, ma così non si resiste a lungo. Ammirevole l'abnegazione del capitano Javier Zanetti a sostegno dei difensori centrali, avete visto ha giocato una palla corta per Córdoba, ma è ancora il Valencia che cerca il buco difensivo e offensivo e c'è un tiro di Baraka, nuovo entrato nella ripresa, c'è stata l'opposizione di un difensore dell'Inter, vediamo di chi si tratta sulla sua battuta di Crespo, la palla in angolo. Mancano esattamente 19 minuti al termine della partita, siamo al 26esimo e c'è una botta, un esterno sinistro di Baraka dai 18-20 metri, la palla comunque Toldo molto attento ha seguito la traiettoria del pallone che è finito sul fondo. Attenzione, c'è un altro cambio tra le file, annunciato tra le file degli spagnoli, sta per entrare in campo il numero 24 Mista, il rinvio di Toldo,
non ci arriva Seedorf, anzi ci arriva ma è scomposto, messo male con il corpo, e vediamo chi esce. È entrato in campo il numero 24 Mista, è uscito il numero 6, mi è sembrato, Albelda. Dunque Mista, squadra mista, sì. Ecco l'Inter che si difende bene in zona di centrocampo in questa fase. Guglielmo in Pietro, palla corta, Stéphane Dalma, brilla la sua crappa pelata sotto i riflettori del Mestalla. Deve stare più attento Calloni in queste occasioni, perché è già 3-4 metri avanti agli altri, come vede Dalma che lancia è già troppo sbilanciato in avanti, deve stare più pronto e stare sulla linea dei difensori. Si gioca soprattutto e ovviamente nella metà campo dei nerazzurri, colpo di testa ora di Marco Materazzi. Farinos cerca un dribbling pericoloso, Gresco butta via senza pensarci troppo, di sinistro, lungo, Canizares, vedete, ha abbandonato la sua porta, la sua area, per dare sostegno ai compagni e impostare la manovra. Aymar, Rufete, vedete come cerchino sempre la manovra avvolgente gli spagnoli. Il cross, il colpo di testa di Javier Zanetti appostato davanti al portiere Toldo. Ancora Valencia, l'intervento di Cordova, vedete con quale grinta lui entra sulle palle basse. Difficile sradicargli il pallone. E ora c'è Di Biagio che commette fallo. Non è d'accordo Di Biagio, gli stava chiedendo a Callon di andare incontro per fare l'1-2, di andare incontro, invece Callon era fermo là davanti, lui è stato costretto a Fabio aspettare. Aurelio vi sente, il cross cambia gioco da sinistra a destra, fortunatamente per l'Inter nessun compagno ha seguito la sua impostazione. Ancora Valencia, assedio. La partita si sta trasformando in un assalto. Ecco Rufete, davanti a lui c'è Gresco, lo scambio corto, va a destra, l'intervento in scivolata di Gresco ed è fallo laterale in favore degli spagnoli, lo stesso Rufete, manovra a destra, vedete come il Valencia stia cercando di trovare il buco per andare alla conclusione. Inter molto chiusa all'indietro. Inter, sembra in 9 l'Inter, 9 contro 11 sembra che stia giocando, invece che 11 contro 11. Vi sente, va. Attenzione, grande parata di Toldo, ancora Toldone. straordinario grande. Toldo, questa è parata straordinaria, volato dal centro della propria porta sul palo di sinistra e ha ribattuto questa girata. Santoldo, di Mista, del nuovo entrato Mista, Valencia vicino al gol, no. Salva sulla linea Seedorf e poi va al tiro Vicente sul fondo. C'è da soffrire, ma c'è, vedi, da soffrire. Danilo. Toldo, grandissimo su una girata di Mista e poi Seedorf sulla linea. Queste sono partite che, vedendole da qui, Giorgio, è chiaro che diciamo venite fuori, fate... però quando ci si trova in quelle situazioni tu stai difendendo un gol che vale una qualificazione e non ce la fai proprio psicologicamente, questo è il grande problema. Attenzione, si cautela ancora di più Cooper, mandando in campo Simic, un difensore ovviamente al posto del centrocampista Gulli. Mamma mia. Vedete come Seedorf abbia buttato via il pallone girato di testa da Pellegrino. Ecco Kerriou. Mamma mia. La sua potenza fisica si oppone con grande tenacia il solito Javier Zanetti. Kerriou finisce per ostacolare il capitano dell'Inter in maniera scorretta e c'è calcio di punizione in favore dei nerazzurri che possono un po' rifiatare. Minuto 31, ancora 14 minuti ai 45 regolamentari. Vedete l'allenatore del Valencia Benitez come stia caricando i suoi uomini che sono sotto di un gol per il gol incassato al terzo minuto del primo tempo. Marcatore Nicola Ventola. Viene avanti il Valencia, settore di destra,
palle corte. Questo è Fabio Aurelio, numero 3. Cerca di far passare il pallone, fa sponda Kerriu. Questo è Vicente. Vedete come lavori bene il pallone con il sinistro. Gioco di caviglia. Assomiglia un po' a Raul. Assolutamente straordinario. Grande giocatore. Assomiglia un po' a Raul del Real Madrid. Tutto mancino anche lui, rapido. Questo è Aimar. Attenzione. La butta in mezzo. Difesa dell'Inter chiusa, può ripartire Dalmà. Qui da tenere la palla. Ecco Dalmà in dribbling. Bravo. No! E finisce per perdere il pallone. Gli è scappato sul tentativo di dribbling. Punti a capo. Mista. Un tiro e una grande parata di Toldo, un tiro dalla lunga distanza. Toldo attentissimo, migliore in campo in senso assoluto, e su questo mi pare non ci siano discussioni. Una sberla dalla lunga distanza, forse di Pellegrino. Ruffete angolo, mischia, ancora Toldo, ancora. Guarda. Ancora Toldo, rivediamo la sberla fortissima di Baraka, e la parata di Toldo. Beppe, una partita che richiama certe grandi partite dei tuoi tempi, o no? Ma specialmente questo secondo tempo, insomma, l'Inter a fatica è riuscita a uscire dalla propria metà campo, si è fatta schiacciare parecchio. Questo insomma ci sta, insomma, in campo internazionale c'è da soffrire e lo stiamo facendo anche con dignità, insomma. Hanno avuto parecchie occasioni, Toldo sta facendo benissimo, penso che quest'anno ha dimostrato di essere il miglior portiere, ha fatto un'annata strepitosa. L'entrata di Simic, Beppe? Simic si è messo dietro sulla linea dei difensori con Gresco più avanti. Comunque delle volte c'è da cercare di capire proprio come una squadra, come l'Inter, che ha fatto gol subito, si era tutto messo bene e poi sempre piano piano ha ceduto sempre di più al Valencia, a tutto praticamente, il gioco, tutto. E per fortuna che c'è Santoldo che fino adesso ci ha tolto le castagne dal fuoco. E questa è una brutta punizione per l'Inter, intervento di Biagio, lo rivediamo. Sul numero 24 il nuovo entrato Mista, che sta dando qualche preoccupazione in effetti alla difesa nerazzurra. Avete visto, è un fallo, mi è sembrato di ostruzione più che un fallo tradizionale. È un fallo che si dà più spesso a metà campo e non al limite dell'area di rigore, è questo, perché lui ha tentato di entrare sulla palla, ha messo un po' anche l'anca per spostare il giocatore del Valencia, però è un fallo che di solito lì si lascia correre, a centrocampo si dà, ma lì no. E dunque palla messa a terra a 17-18 metri dalla porta di Toldo, mentre va formandosi la barriera dei nerazzurri. E dunque una punizione di sicuro interesse. Vedete che Aimar ha qualcosa da dire a Dalmà, ci sono discussioni in campo, vedete che il nuovo entrato Mista allontana Callon. I 9:15 regolamentari della barriera dal pallone verranno fatti rispettare quasi certamente dall'arbitro Colombo, fino a questo momento impeccabile. Vediamo tre giocatori del Valencia sul pallone. Vicente mi fa paura. È Vicente, il sinistrone di Vicente, sulla barriera, qualcosa da dire Vicente, evidentemente non era da... Attenzione ancora! Gol! Vediamo! Vediamo, e forse non annulliamo. Annullato. Sportivamente annullato. Bisogna annullarlo. Annullato il forse... gol del Valencia. Attenzione, il guardaline bombardato. Forse piovono oggetti in campo, frutta e verdura. Annullato il gol del Valencia in azione di Mischia, un giocatore del Valencia oltre alla linea difensiva dell'Inter. Rivediamo. Guarda, aspetta. Rivedete il controllo. La palla fuori buttata in mezzo ed è fuori gioco netto di Ruffete. Fuori gioco. Ruffete, il goleador della partita di andata in fuori gioco, a un metro circa dalla linea di porta dell'Inter, ha deviato. E vediamo se prosegue il bombardamento, speriamo di no, nei confronti del guardaline.
che ha preso in testa probabilmente un'arancia, e comunque ci sono le condizioni per riprendere il gioco. Giustamente dunque annullato il gol del Valencia, il gol di Ruffete, che avrebbe potuto portare il risultato sull'1-1. Vedete l'arbitro Colombo, braccio sinistro alzato, forse già sì, qualcuno no, prima di Ruffete era in fuorigioco, era, no? Era un fuorigioco, però quando è partito il cross Ruffete ha toccato la palla e ha messo ancora di più in fuorigioco il compagno che veniva da destra. Il gioco è ripreso dunque dopo questo episodio anche abbastanza chiaro, lampante. Ruffete in netta posizione di fuorigioco ha spinto il pallone in gol, non ha avuto esitazione il guardalinee di destra a richiamare l'attenzione dell'arbitro per l'annullamento. Fallo laterale per l'Inter con Javier Zanetti. Beppe, si era fatta un po' sorprendere l'Inter sul settore difensivo di destra da questa impostazione degli spagnoli, o no? Sì, sì, te lo ripeto, stiamo soffrendo, insomma, stiamo tenendo abbastanza bene perché c'era stata questa punizione, poi la palla era uscita, la squadra stava salendo e questi del Valencia sono riusciti ad evitare il fuorigioco e si è creata questa azione importante. Quando giochi questo tipo di partite in difesa come gioca l'Inter adesso, salta tutto, marcature, salta tutto, quindi può succedere qualunque cosa. 38esimo minuto nel corso della ripresa, dunque 7 minuti ai 45 regolamentari, con l'internazionale che difende con le unghie e con i denti, e non è retorica, il vantaggio di 1-0. Carew, vedete ancora gli spagnoli in attacco, il tiro dopo un tentativo di sfondamento di Carew, forse ancora Baraia, il suo sinistro lontano dai pali della porta di Toldo. Dicevo, Inter che sta difendendo in tutti i modi il vantaggio e con questo risultato va sparata nelle semifinali della Coppa UEFA, dove c'è già stata ovviamente, a parte le tre edizioni vinte, nel 70 quando si chiamava Coppa delle Fiere, nell'84, nell'85 e nel 97, e c'è una ammonizione per un altro giocatore dell'Inter e si tratta di Dalma, se non ho visto male. Riprende il gioco, ecco Dalma, giocatore di grande qualità, giocatore francese giovanissimo. Beh, anche lui da quando è entrato si è ritrovato praticamente nell'atteggiamento della squadra, la squadra si sta difendendo e anche lui cerca di stare davanti alla difesa per proteggerla, ecco. Ecco Materazzi, un pallone sbilenco, un intervento non propriamente elegante, la palla comunque è stata controllata senza problemi da Francesco Toldo, numero uno di maglia, numero uno in campo, senza discussioni. Riparte la manovra del Valencia dalla difesa, Pellegrino, Fabio Aurelio, il suo controllo, il suo tentativo di passaggio, la palla è stata intercettata da Seedorf, fallo laterale, già battuto, viene avanti ora il Valencia a destra, vedete come facciano girare bene palla i giocatori spagnoli, Baraja, tocco corto Vicente, Baraja, cerca Carew di girarsi, mischie furibonde, esce l'Inter con Dalma, porta palla, andiamo, questo è buono, Callon in fuorigioco, Callon è in netta posizione di fuorigioco, la sua smorfia, vedete, non era molto convinto, era comunque uscito su di lui il portiere del Valencia, Canizares, ancora Valencia, a destra, l'assedio senza un attimo di tregua, l'assedio valenciano, a sinistra ora, il solito Vicente, la sua finta, il suo cross, Baraja, e va bene così, la palla altissima di Forte Apace, sopra la porta della difesa dell'Inter. L'assedio di Forte Apace, era uno scherzo con fronte a questo. È incredibile, noi riusciamo Beppe, a riuscire. Beppe, 4 minuti, se tu fossi in campo,
che devo fare? La butto. Quali indicazioni daresti? Palla lunga non è mai corta a sto punto. Guarda, abbiamo sofferto tutto il secondo tempo, ormai dalla nostra area non riusciamo a venirne fuori. Non difendere il più possibile, duro, cercare di tenere la palla, sì. Prendere qualche fallo. Abbiamo degli uomini come Sedov, come Dalma. Oh mamma, fuori gioco. Carriu in fuorigioco, Beppe Bergomi, che ha vissuto in Spagna momenti di gloria e momenti anche abbastanza dolorosi nel vero senso della parola, nel senso di campione del mondo nell'82. Poi qualcuno ricorderà che durante un Real Madrid Inter semifinale di ritorno del 1984 si beccò una biglia di vetro in testa. Ammonito Toldo, probabilmente per rosso. Doppia ammonizione, è rosso. E spiegateci perché. Doppia ammonizione. E spiegateci perché. Probabilmente perché perdeva tempo e non ho. Era già stato ammonito nel corso della partita. Non c'è. Probabilmente, visto che parava tutto, l'ha tirato fuori per vedere dare la possibilità. È Fontana. Può essere una svolta importante. L'Inter ha già fatto le tre sostituzioni della partita. Aiuto. L'Inter ha già fatto tre sostituzioni. Vedete come si mette adesso. Sedorf in porta di solito, perché era lui, è lui quello che è più. Attenzione, Toldo dunque è stato espulso. Esagerato. Nessuno si era accorto che precedentemente, e non può essere stato che così, era stato ammonito alla seconda ammonizione per gioco ostruzionistico, nel senso che probabilmente l'arbitro chiedeva che rimettesse in gioco il pallone con una certa sollecitudine. Invece non è stato così e Toldo è stato espulso. Farinós sta discutendo animatamente con Cooper su chi va evidentemente in porta, e ci va Farinós è tra i pali per questi ultimissimi minuti. Ne abbiamo visti di tutti, di passione. Ragazzi, stasera ne abbiamo viste di tutte e l'abbiamo fatta vedere noi, John. Per l'Inter solo noi potevamo. Mamma mia. Ricordo che Cooper aveva già operato tre sostituzioni. Scusa Danilo, sarà bene che Farinós si tira sulle maniche di Toldo bene, perché altrimenti gli coprono le braccia, perché che sono più lunghe di 20 centimetri. Attenzione, vivremo momenti di passione. Al mio cronometro sono 44:30 i minuti nel corso della ripresa. Naturalmente ci sarà un robusto recupero. Beppe, che si dice in campo in questi momenti? Si parla, si prega. Cosa fai? Cosa vuoi dire, Giorgio? Cosa fai? Si prega. Poi bisogna tenere la palla il più lontano possibile, adesso non si può più difendere bassi. Si prega anche in questi casi, Il gioco è ripreso con una punizione battuta da Cordoba. L'Inter ha in campo Farinós per l'espulsione di Toldo. In porta, non in campo, in porta Farinós. In campo e in porta. Attenzione, un tiro, Farinós ha parato! Bravo Farinós! Ha parato, bravo, la palla gli è sfuggita, ma coraggio. In qualche modo la difesa dell'Inter ci ha messo una pezza. Coraggio, adesso le uscite. Ancora Valencia. Attenzione, non Fabio fanno. Aurelio. No. Tenta di mettere in mezzo un pallone solo angolo. 5 minuti di recupero, 5 minuti per le speranze del Valencia. Esci. Attenzione, Farinós. Farinós. Sta chiamando aiuto. Il portiere Farinós. Battuta, la mischia. La palla esce dall'area di rigore dell'Inter. 5 minuti di recupero. Ecco il Valencia, portiere di fortuna nell'Inter. Fuori. Callon. Campanile di testa, Callon. Tutto il Valencia in avanti, tutto l'Inter indietro. Autentiche fasi di assedio. Fabio Aurelio è lunga, buona per Gresco. Questo è Pellegrino, questo è Baraka, la palla buttata in mezzo, non ci arriva nessuno dei valenciani e la palla va sul fondo. Vediamo, Carriu, Farinós, vedete la sua smorfia quasi spettrale,
il rinvio lo saprà fare, insomma. Sicurissimo. Il rinvio lo saprà fare, il rinvio lo saprà lungo. Fare. Lungo. Il rinvio lungo lo saprà fare. Ha visto un fallo probabilmente di Kerriou, l'arbitro Colombo. La punizione è stata battuta da Farinós al collega Canizares. Oh man. Mischia, Farinós, attento. E col suo rinvio. Lo sa che la può prendere anche con le mani, lo sa. E credo che sia questione di abitudine. Mi fa star male. Credo che sia questione di abitudine. Mamma mia. 2.5 andati, Danilo, dei 5? 2.5 in questo momento. Avete visto prima la smorfia di Benitez. Ancora il Valencia. Può essere una delle ultime manovre degli spagnoli. Portata a destra. Pellegrino. Attenzione, limite dell'area di rigore. Calma. Finisce calma. A terra sulla posizione di adesso, Biagio. Calma. Tutto regolare. Si tienila, può partire. Tienila. Con Callone. Sedorf. No, il suo tiro. La parata di Canizares. Dalma. Oh no, Dalma. Dalma si è un po' addormentato. Si è un po' addormentato Dalma sulla respinta di Canizares. Calma, dando modo al portiere spagnolo di ritornare sul pallone. Prendi un fallo. Cresco. Prendi un fallo. Fallo l'ha preso Mauro, t'ha sentito. Un fallo. Cresco atterrato da Aymar che si lamenta con l'arbitro, ma è calcio di punizione in favore dei nerazzurri. 3. Meno di 2 minuti. Si tirava come con la Juve, Sedorf, no? Meno di 2 minuti ai 50. Bravo, tieni la palla, bravo. Ai 50 minuti che durerà questo secondo tempo. Dai! Fasi di sofferenza e di passione per l'Inter. Tienila, tienila, bravo. E per i suoi tifosi, Callon. Cerca palla, tienila. Se ne va sulla bandierina. Fermati. Cercherà di tenerla lì per qualche minuto. Non ce l'ha fatta, l'ha persa subito. Può essere una delle ultime, anzi è sicuramente una delle ultime opportunità per il Valencia. Si soffre. Il pubblico del Mestalla spinge la sua squadra, il cross ed è angolo. Angolo, aiuto! Ed è angolo, Cooper in piedi, fuma ed è in piedi, si agita l'allenatore argentino dell'Internazionale. Che finale al Cardio Palma, ragazzi. Mamma mia, volevi perdere questa partita. Questa è mista, bandierina di destra, il cross. Forza, Di Biagio, ragazzi, forza ragazzi, no. Materazzi, bravo, l'uscita di Farinós. Farinós adesso la terrà lì per qualche tempo. Sì, qualche, dai, muoviti. Vediamo. Queste ruffette. Farinós chiede che si allontani un avversario. Secondo. Occio. Queste ruffette, ma. E attenzione perché l'arbitro aveva fischiato. L'arbitro. Sono sempre cose pericolose queste, sì, qua. Ha fischiato la punizione. Sì, ha fischiato però. Punizione, però io se vedevo che stava l'arbitro arrivando. Non l'avrei ripresa. Ancora fischiato. Ecco Farinós. Sono 5 andati adesso. E sono 5 in questo momento. Dunque, sulla battuta di Farinós, l'arbitro potrebbe, anzi dovrebbe, fischiare la fine della partita. Vediamo, fallo laterale in favore del Valencia. È finita. A Valencia, Internazionale batte Valencia 1-0. Internazionale in semifinale della Coppa UEFA. Il gol decisivo di Nicola Ventola dopo 3 minuti di gioco. Vedete la festa dell'Inter con Farinós, portiere di fortuna negli ultimi 7 minuti. Per l'espulsione di Toldo. Vedete Kerriou. Lo sconforto dei giocatori del Valencia che probabilmente pensavano di avere partita vinta e di avere la qualificazione già in tasca. Però il Valencia deve e uscire. L'Inter smentendo qualsiasi voce secondo cui avrebbe potuto avere la mente già sintonizzata, diciamo così, sulla corsa a scudetto, sulla partitissima contro la Roma, ha dunque espugnato il Mestalla. Lasciatemi dire che l'Inter espugna il Mestalla dopo che il Valencia viene da una serie positiva
in casa di 33 risultati utili consecutivi nelle partite di Coppa Europea. L'ultima squadra che aveva vinto al Mestalla, il Napoli, 5-1 nel 1994. Mandiamo la sigla di chiusura, poi torniamo su questa cosa qui. Sigla di chiusura della telecronaca, via! Eccoci, allora siamo ritornati nuovamente in diretta, facciamo prendere fiato a Danilo Saruggia che ha condotto una telecronaca veramente fantasmagorica, veramente complimenti Danilo, anche per le mail che sono arrivate, anche dalle mail che sono arrivate. Noi ci dobbiamo fermare un pizzico per un po' di pubblicità. L'Inter, così come il Milan, superano i quarti di finale di Coppa UEFA e, scusate se sottolineo una cosa, le due società più gloriose del calcio italiano sono le uniche che vanno avanti in Europa e sono le uniche che consentono all'Italia di non fare una figura meschinissima nelle coppe europee. La Coppa UEFA sarà anche una coppa di secondo piano, però se si va avanti è merito di Milano, è merito di Inter Milan, non certo della Roma.